Dopo un mese di tempo era arrivato il momento di farsi vedere di nuovo qua su questi schermi con una panzerottata super. Presentiamo ragazzi oggi un prodotto iconico, il panzerotto. E chi non lo conosce il panzerotto? Ma quanto scotta il panzerotto! Un piatto che porta allegria, che è buono, croccantino fuori, infilante, sugoso dentro. E poi invece la pasta è morbida. Nonostante io non sia pugliese, come potete ben vedere, devo dire che cioè, questo è un perfetto contesto mediterraneo. Voglio comunque presentarvi un panzerotto che è stato ricercato, nel senso che ho cercato di studiare proprio la ricetta perfetta per avere un risultato che proprio noi tutti ci aspettiamo. Bilanciato nei sapori e perfetto nelle consistenze. Comunque, dopo giuro che partiamo, scusatemi se non mi sono fatto vedere per così tanto tempo, mi è partita la carta forno. Ho fatto una sorta di pausa da YouTube, durata un mesetto. Mi sono dedicato magari agli altri social tipo Instagram e TikTok. Adesso ripartiamo alla grande, ok? E spero tra il resto che stiate bene, tutto a posto. Insomma, me lo fate magari sapere dai commenti. Spero di sì. Partiamo. L'acqua tiepida la versiamo 300 ml in una ciotola. Aggiungiamo un po' di lievito di birra, fresco in questo caso. Un terzo di un panetto, quindi 8 grammi circa. Poi comunque le dosi sapete che le trovate anche sul sito www.davidezambelli.com. Trovate tutto il procedimento, la ricetta scritta e anche un cucchiaino di zucchero. Mescoliamo molto bene, facciamo sciogliere anche col calore delle mani. Aggiungiamo poi una miscela fatta di farina di grano tenero e semola rimacinata di grano duro. Alcuni mettono solo farina di grano duro, quella tradizionale, perché in Puglia si usa quella principalmente, altri invece solo farina di grano tenero. Secondo me è meglio fare un equilibrio, perché la farina di grano duro tende ad appesantire ma allo stesso tempo dà più sapore e regala croccantezza, e quindi la alleggeriamo con un pochino di farina di grano tenero e vedrete che abbiamo proprio un impasto perfetto. A mio parere, ma secondo me anche quando li assaggiate mi confermerete questa cosa, una buona metà di questa miscela di farine. Mescoliamo con un cucchiaio, aggiungiamo poi il sale, che così lo aggiungiamo un pochino lontano dal lievito, e l'olio. Concludiamo con l'ultima miscela di farina rimanente per poi cominciare a impastare, prima un po' nella ciotola, poi sul piano di lavoro. Usiamo la tecnica giusta, mi raccomando. Tra il resto potete stampare, sì, stampare perché impastare anche con la planetaria. Battete anche un po' sul piano, che così si sviluppa il glutine. Insomma, dobbiamo far sviluppare il glutine, quindi quando l'impasto è bello liscio e omogeneo possiamo fermarci. Inizialmente potrà sembrare un pochino appiccicoso l'impasto, ma poi vedrete che man mano che impastate si asciuga un po' e avrete la consistenza perfetta. Formiamo una palla che la facciamo riposare in una ciotola leggermente unta con un goccino d'olio. Mettiamo anche un filo d'olio sulla superficie per evitare che si secchi, pellicola e facciamo lievitare per circa un'ora e mezza a temperatura ambiente, lontano dalle correnti d'aria. Nel frattempo ci dedichiamo al ripieno, quindi ok, potete farli come volete i panzerotti, è un po' come la pizza, no? Quindi potete farli con salsiccia e provolone, con le cime di rapa, anche con un ripieno originale, però io vado sul classico, pomodoro e mozzarella, e poi lo profumiamo con un po' di erbe aromatiche. Anche qui quasi tutti prendono la polpa di pomodoro e la mettono assieme alla mozzarella a crudo. Oddio, sinceramente pensare di metterla crudo, perché in realtà il pomodoro del panzerotto non viene cotto come quando cucinate la pizza, ma viene più che altro scaldato, e quindi insomma sinceramente io preferisco dargli una bella scaldata in padella per circa 10 minuti, che così intanto si rapprende, si amalgama meglio il sapore, insomma togliamo anche una parte di acidità. Secondo me è meglio fare così. In realtà ho pensato di aggiungere alla polpa anche un pochino di passata, che così renderà il tutto ancora più avvolgente e sugoso. Olio in padella, quindi polpa e passata di pomodoro, pizzico di sale, puntina di zucchero. Facciamo cucinare a fiamma media per circa 10 minuti in modo tale che appunto il sugo si restringa e sia migliore. Quando il sugo è pronto spegniamo la fiamma e aggiungiamo 7-8 foglie di basilico. In questo modo si creerà un'infusione e si sentirà, quando lo assaggiate, un lieve sapore di basilico, senza risultare però invadente, perché poi mettiamo anche un po' di origano e va a finire che poi c'è troppo sapore, c'è troppo sapore di erbe, no? Una cosa delicata però che arricchisce
arricchisce. Quando il sugo è freddo basterà rimuovere le foglie e basta tenerlo da parte. Ci dedichiamo, nel frattempo che comunque l'impasto continua a lievitare, anche alla mozzarella. Dobbiamo tagliarla a pezzi. Alcuni usano la mozzarella per pizza, la tradizione ovviamente la banna. Io vi consiglio di usare una mozzarella fior di latte, ancor meglio se la treccia, tipica pugliese, che è anche un pochino più asciutta. Dopo averla tagliata dovrete farla scolare in uno scolapasta e vedrete che pian piano l'acqua della mozzarella scenderà. E prima di aggiungerla alla salsa, la strizzate un pochino con le mani e insomma il vostro ripieno è fatto. Dopo un'ora e mezza il nostro impasto sarà duplicato, quindi dobbiamo prenderlo e formare le palline. Lo dividiamo in 9 pezzi da circa 80 grammi l'uno, misura perfetta, perché così ti soddisfa, perché non è troppo piccola, però allo stesso tempo riusciamo a gestirlo in padella quando è ora di cuocerlo. Quindi prendiamo i nostri pezzi di impasto con le mani un pochino inumidite, no? Dovete fare proprio questa, cioè dovete proprio prendere l'impasto in questo modo, con la mano così a ragno, no? E cominciate praticamente a fare questo movimento rotatorio, cercando poi di far aderire molto bene l'impasto sul piano da lavoro. Non è difficile, sembra complicato ma non lo è, oppure viceversa, ma comunque non è complicato. Otterrete proprio delle sfere perfette in questo modo. Le disponete su una bella placca con carta forno, ci mettete un filino di olio anche qua in modo tale che la superficie non si secchi, e poi questa volta però non metto pellicola e le faccio lievitare in forno spento con la luce accesa per circa un'ora, e per creare un ambiente umido e perfetto ci metto una pentola nella quale c'è dell'acqua bollente. Le vostre sfere saranno troppo contente di essere in un ambiente caldo e umido. Dopo aver atteso un'ora prendiamo le nostre palline, le stendiamo con l'aiuto di un mattarello e un pochino di semola rimacinata di grano duro o farina di grano tenero, come volete, non troppo sottilmente. Dobbiamo far finta che siano dei mega ravioli, quindi io prendo un pennellino e inumidisco il bordo in modo tale che poi la pasta aderisce bene. Ci mettiamo solo da un lato ovviamente il pomodoro, la mozzarella con un pochino di origano, che mi sono dimenticato di dirlo prima, ho messo anche dell'origano dentro, I'm sorry. Chiudiamo cercando di non avere bolle d'aria all'interno. Per avere una forma perfetta e anche magari una sigillatura più sicura, vi consiglio di rifinire i panzerotti con una rotellina. Se non li friggete subito, vi consiglio di tenerli su una placca da forno con un bel po' di semola rimacinata di grano duro in modo tale che la base non si attacchi, e magari un pochino di semola anche sopra. Frittura, 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 frittura. Ok, anche al forno. Si chiamerebbero panzerotti fritti o calzoni fritti proprio per questo, altrimenti sono un pochino più anemici, però potete farli anche al forno volendo, da quello che so. Probabilmente sui 200 gradi per circa 20-25 minuti, guardate magari online. Ma guarda, guardo adesso però, insomma, quella, il panzerotto vero va fatto fritto, c'è poco da fare. Sì, accettiamo i cookies. Che palle sti cookies, però. Qua dice, ecco, 220 gradi per 15-20 minuti, però dovete spennellarli con un goccino di, qua dice latte, io metterei dell'acqua per avere una superficie un pochino più lucida. Potete anche non metterla in realtà, eh. Comunque, ecco, avete capito? Se no, fate come faccio io, che quella volta ogni tanto la frittura fa anche bene al fegato, dicono, perché lo fa lavorare un pochino di più. Una pentola, olio di semi, lo facciamo arrivare a circa 170 gradi, tuffiamo massimo 2 panzerotti alla volta, non di più, a meno che non abbiate un pentolone gigante. Potete anche friggerne uno alla volta se avete paura che si apra in cottura, che poi è un macello. Quando saranno dorati sono pronti, li facciamo girare, e se anche qua avete paura che il panzerotto si rompa, anch'io in realtà, siccome gli ultimi li ho farciti di più, allora con il cucchiaio ho versato l'olio bollente sulla superficie del panzerotto, in questo modo lui cuoceva senza però girarlo, che magari con la pressione c'era il rischio che si rompesse. Quindi io ho fatto così e sono usciti un capolavoro. Ovviamente li scolate, attendete quei 2 minuti proprio per non ustionarvi e poi li potete gustare. Il panzerotto rimane il panzerotto, cioè se non l'avete mai assaggiato è ora di farlo. Se l'avete assaggiato perché magari siete andati in vacanza in Puglia e vi manca, dovete farlo. E se lo fate spesso, provate questa ricetta e fatemi sapere. E ricordatevi che su Instagram poi trovate anche altre idee, quelle veloci, insomma rapide, di video ricette attraverso i reel, no? Trovate quelle ricette speedy speedy speedy, molto comode quando avete poco tempo. Vi lascio qua altri 2 video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. E io con tanta emozione addosso, perché era da un bel po' che non vi vedevo, vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!
un bacio anche, un abbraccio e un bacio, tutti e due. Ciao.